aspettate un attimo, posiziono qui il tablet, ecco qua. Allora, Juventus PSV 3-0. Gara che andremo a commentare in questo video. Prima di tutto, like, commenti, iscrizione, condivisione, campanellina, cose importantissime, perché voi ci mettete poco per farle, quindi fate che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo. E se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, tifosi juventini, tifosi del PSV e non. La mia analisi della partita andrò a farvela in questo video, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda il primo tempo di Juventus PSV Eindhoven, è stata una gara bella, bella ragazzi, sinceramente ho visto proprio squadre a ritmi alti, azioni da una parte e dall'altra, è stata una partita sicuramente godibile, non quella gara dove ci si ammoscia, ecco, se così vogliamo utilizzare questo termine. Azioni da una parte e dall'altra, ma la Juve è satanica ragazzi, la Juve è cinica, è spietata, sfrutta di più e con il 21esimo che al limite dell'area si libera per tentare il tiro, la cosa migliore che avesse mai potuto fare in carriera, gol. Gol dell'1-0, su assist di Gonzalez. Al 27esimo poi la Juve con un 1-2 sprint trova il gol del 2-0. Con McKennie che si trova in quel momento al posto giusto nel momento giusto e fa il gol che vale il doppio vantaggio della Juventus. Primo tempo, ragazzi, però l'ho visto divertente. Azioni da una parte e dall'altra. Sicuramente, secondo me, anche il PSV avrebbe meritato di fare un gol, però ha sfruttato molto di più la Juventus, che fa anche il terzo gol nel secondo tempo, che è stato un pochino a ritmi più, come dire, più blandi, ecco. Squadre più stanche. E si è visto sicuramente di meno, ma la Juve chiude definitivamente la partita con il gol di Gonzalez. Il gol di Gonzalez che su assist di Vlahovic fa un tiro potentissimo e prende il palo lontano. Juve che mi è piaciuta, Juve cinica, Juve convinta, Juve che si porta a casa i 3 punti. Alla fine questo era l'importante. Per quanto riguarda la classifica, andiamola comunque a prendere, però ancora presto per dirlo, lo Young Boys è 36esimo a 0 punti, 35esimo Young Boys a 0 punti, primo posto Juve a 3 punti, secondo posto Aston Villa a 3 punti, ma ovviamente le altre ancora devono giocare, però la Juve dà un bel segnale per dire che le italiane ci sono e quest'anno non hanno sinceramente, non hanno paura. Dunque, stasera ci sono altre 4 partite, c'è l'esordio del Real, dei campioni d'Europa, Real Madrid Stoccarda, c'è Bayern Monaco di Dinamo Zagabria, c'è Sporting Lisbona Lille e c'è anche Milan Liverpool, gara che seguiremo e commenteremo dopo. Poi sì, con il palinsesto continua domani, dove c'è il Bologna alle 18:45, che farà il suo ritorno in una competizione europea dopo 60 anni, e c'è Manchester City Inter alle 21, remake della finale di Champions, e si chiude giovedì con Atalanta-Arsenal. Bene, questo è un po' il palinsesto della settimana, più gli altri video che accompagnano della serie, perché venerdì già si gioca. Comunque, una grande Juve che vince e convince contro questo PSV un pochino spento, che nel primo tempo ha retto botta, ha provato a fare anch'essa qualche azione, però nel secondo tempo la Juve è scesa, anche loro sono scesi, mentre dall'altro lato abbiamo Young Boys e Aston Villa che stanno al momento sul risultato di 0-2, poi non so quanto finirà, ma a noi questo non interessa, dato che ci interessano solo le italiane, commentiamo la Juventus, magari poi le straniere, se volete, nelle competizioni europee le commenteremo sul secondo canale. Grande Juve, bella Juve che inizia dando subito un segnale, facendo capire che quest'anno non si scherza. Comunque questa è la mia opinione su, Juventus PSV 3-0. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, Juventini, tipo del PSV e non la mia, ve l'ho detto in questo video, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Noi ci becchiamo con un prossimo video, ciao ragazzi, a dopo con Milan Liverpool. Piccolo accorgimento ragazzi, che non cambia comunque la mia opinione sulla partita, ha appena segnato il PSV in live e scusatemi di nuovo se il post partita è uscito in ritardo quando sto vedendo il Milan, ma comunque YouTube crea problemi in questi giorni. Ciao!